Che cos'è l'Endurance Cup? L'Endurance Cup è la competizione di resistenza per eccellenza. Ogni atleta si cimenta in vari esercizi, trazioni, pull-up, piegamenti, push-up, dip, chi più ne ha più ne metta, per dimostrare la vera e propria capacità di esprimere forza per un tempo prolungato. È fatta solo per gli atleti elite? Assolutamente no, anche tu che sei alle prime armi puoi metterti alla prova e sprigionare la tua forza e accendere la tua voglia di competere. Da secoli la lotta tra galli è quella che emoziona. All'Endurance Cup, nelle fasi finali, avete un atleta contro l'altro e l'uno contro uno è sempre quello che incendia la folla. Partecipare all'Endurance Cup è semplice, trovi il link qui in descrizione. Prima delle semifinali abbiamo visto lo scontro tra Alex Feltre e Jacopo Rocchetti, che ci ha regalato Jacopo Rocchetti in semifinale. Ma qui il buon Jacopo ha dovuto incontrare il campione dell'Endurance Cup 2022, Christian Mariani. I due partono, il circuito non è affatto semplice. 10 pull-up, un muscle up. Insomma, qui gli atleti cominciano a trazionare. Rocky cerca sin da subito di star dietro a Mariani. Mariani, lo si vede, non è preoccupatissimo durante il circuito. Ha la grinta del campione, lo sguardo di chi sa che può vincere. Rocky ce la mette tutta, non vuole mollare sin da subito. Rocky dovrà tenere testa al campione. Si è aperta la mano per Rocky. Dopo 25 secondi dall'inizio della gara accade l'impossibile. La mano di Rocky si apre. Rocky, sconfortato, e sembra gettare la spugna, ma il pubblico implode e applaude Rocky, cercando di motivarlo, cercando di portarlo fino alla fine. Davanti c'è lui, il mostro sacro, Christian Mariani. Tanto può rifiatare Christian Mariani, che si sgancia la cintura. Le trazioni si susseguono, arrivano i muscle up, arrivano i bar dip, arrivano soprattutto i push up, e qui Mariani inizia a prendere fiato. Un vero campione, infatti, non spreca le energie. Sa che se dovesse passare il turno, come molto probabilmente sta accadendo, buttare via delle energie sarebbe sprecato. E lui lo sa bene. E vedete cosa fa. Veramente una semifinale. Nel momento in cui Mariani prende fiato sui push-up, osserva l'avversario. Spesso nelle mie interviste chiedo a tutti gli atleti se si preoccupano degli avversari durante l'Endurance Cup, piuttosto che durante le altre gare. Ogni atleta mi risponde sempre: no, io non guardo mai l'avversario. Tuttavia, con questo documentario stiamo vedendo che avviene tutto il contrario. Prosegue ancora Mariani, non sembra neanche sudato Mariani, pazzesco ragazzi, veramente un titano, allucinante. Ma Rocky non vuole mollare, Rocky ha lo spirito del guerriero, Rocky ha lo spirito di un vero vichingo che non molla mai e continua a trazionare nonostante la mano gli chiede venia. Anche lui butta lo sguardo su Christian Mariani. E tutte le volte che lo guarda, Christian è sempre oltre, è sempre più in là. Psicologicamente non è sicuramente facile, ma lui non molla. Rocky, anche durante i push-up, continua a guardarsi la mano. Quella mano è un po' la spada di Damocle, ma è anche fonte di motivazione, perché se chiude il circuito e dovesse passare, sarebbe davvero leggenda. La gestione di Christian Mariani è davvero devastante. Non butta via e non spreca energia. Davvero un atleta col mindset totalmente devoto all'endurance. Lo vedete concentrato, lo vedete osservare l'avversario, calcolare quasi i tempi e capire perfettamente quando e se ripartire. Strategia di Mariani è chiara: quando Rocky cambia esercizio, Mariani riparte, in modo tale da mantenere sempre il solito distacco. Mariani capisce tuttavia che la sfida ce l'ha in pugno. Rocky tenta il tutto per tutto fino alla fine. Più di una volta ribadisco che Mariani non sembra nemmeno sudato, sembra di essere arrivato da un altro pianeta. Questo deve essere fonte di motivazione per tutti gli atleti che si scontreranno contro di lui. L'anno scorso Filippo De Carli affrontò Christian Mariani, che anche lì sembrava un alieno. Quest'anno è toccato a Rocky, è toccato ad altri atleti e poi in finale proverà lui, Simone Chiozzi. Rocky continua, anche se il distacco è sempre di più, non molla. Ma ricordate, le favole non sempre hanno un lieto fine, ma hanno sempre una morale. La morale che ci insegna Rocky è, anche nelle sfide più difficili, continuare, insistere, ma usare sempre il cervello. Rocky sa che lo aspetterà un'altra sfida, quella del terzo o quarto posto, e avere un terzo posto all'Endurance Cup è davvero importante, sia a livello di immagine che a livello mondiale, come atleta riconosciuto da tutti tra i più forti.
Quindi cosa fa? Capisce che Christian Mariani ormai è inarrivabile, dosa le forze e a un certo punto, quando Christian Mariani viene nominato ovviamente campione per il passaggio del turno, Rocky lo abbraccia in senso di stima e capisce che la sua energia la deve devolvere nella sfida contro Alexi. Complimentoni a Jacopo Rocchetti, ragazzi. È una cosa così. Sei stato devastante con la mano aperta. Ho provato anche, cioè mi sono tenuto un po' di più perché mica che si voleva iniziare ancora di più dato che c'è una cosa da fare, quindi vediamo di medicare. È vero ragazzi, perché poi ci sarà la gara del terzo quarto, del podio, quindi Rocky ha detto magari non riesco con Mariani ma voglio il terzo podio ragazzi, perché Rocky è il king della King of Rap. Nel prossimo episodio vedremo un altro scontro epico, quello tra Simone Chiozzi e Alexi, l'indomito gallo, la semifinale anche qui sembra avere l'esito già scritto, ma c'è sempre da imparare un qualcosa, lo vedremo nel prossimo episodio che poi ci condurrà alla finale.